Amici di autobo.it, eccoci ad una nuova tranche delle recensioni per la linea Predacons, per i Predacons della linea Beast Hunters. Adesso giusto una comparazione di dimensioni: per chi ha visto il film Predacons Rising, ci sono questi tre, più o meno, non c'è lui, c'è il suo Repaint, che se ne vanno alla carica a piedi in una scena del film. Devo dire che anche se questo è un Deluxe, questo è The Sun Voyager, più o meno ci siamo. Comunque, passiamo alla recensione. E anche questo giro, recensione doppia. Con i due Repaint, Skystalker e Skylynx. Questa è la versione fatta con Rising, quindi quella che doveva esserci nel film, dopo. Sia la bestia che il robot sono molto diversi. E questa è una versione che non si è mai vista nella serie, tranne forse morente in un cilindro di clonazione. Bene, come possiamo vedere sono due specie di draghi. Sono esattamente identici tranne che per le colorazioni. Questa ha più una colorazione che dovrebbe ricordare lo Skylynx della Sergi 1, anche se quello era un Autobot. Questo sembra un drago dei ghiacci, preso da fantasy a caso. Bene, passiamo subito alle comparazioni, questo lo mettiamo pure via. Qui abbiamo Cap, anche qui sembra molto più grande di un Deluxe, però questo è merito delle ali e per il fatto che è una sottiletta come drago, molto magro, molto slanciato, molto leggero. Qui abbiamo il Voyager. E passiamo alle articolazioni. Allora, la testa è superno, può guardarsi il torace. La bocca è superno, può essere aperta abbastanza. Non abbiamo niente alla base del collo, tranne che per la trasformazione. Le ali sono superno, possono ruotare avanti e indietro. Hanno un perno qua, quindi possono essere aperte. Hanno un perno qua, ma possa essere puntata in avanti l'arma del Predacon. Dopo, con un po' di fantasia, si può dare anche una versione volante. E abbiamo comunque il perno che gli permette anche un minimo battito. No, torniamo seri. Ha un ball joint sulla spalla, che è tanto duro qua, un po' impedito, un po'. Sì, come sempre, a seconda del modello cambia, per cui è bello liscio, può essere steso fino a qua in fondo. Perno sul gomito. Perno a 90 gradi avanti e indietro e la zampa è sul ball joint. Ha una rotazione del bacino che fa i 360 gradi se le ali non sono tra le scatole. Ieri però fa vedere benissimo quanto sia vuoto il bacino in modalità bestia. La gamba è sul ball joint e ha una, due, tre articolazioni, una per il piede, una col ginocchio e una al secondo ginocchio, che ruota anche questa ginocchiera. La coda è fissa. Bene, passiamo alla trasformazione. Molto semplicemente prendiamo la coda e su questi due perni la portiamo in alto e qua tiriamo via la fine della coda.
che si aggancia su questi tre perni, ciao, su tre scanalature qua all'interno. A questo punto, facendo scorrere questi perni su questa guida, uniamo il bacino e in questo modello è particolarmente duro arrivare a fine corsa. Perché se non arriva a fine corsa non si fissa. Dai. Non ci riesco, vabbè. Ogni tanto ce la si fa. Si drizzano le gambe per quello che si può e si estrae il tallone. A questo punto dobbiamo incastrare le ali e le braccia. Attraverso questa scanalatura la dobbiamo orientare verso il perno della spalla e portare l'ala in basso e la spalla in alto finché non fa clic. A questo punto vi ruota liberamente attorno alla spalla. Stessa cosa dall'altro lato, l'ala verso il basso, la spalla verso l'alto e clic. Per il momento mettiamole qua. A questo punto abbassiamo le braccia, prendiamo le zampe anteriori, le ruotiamo in modo che puntino verso l'esterno e ruotiamo su questo perno. Così estraiamo la mano e attraverso due scanalature qui sulla zampa, non sono sicuro che non si vedono, le fissiamo su questo perno qua. Stessa cosa a questa parte. Ecco, se non si riesce ad arrivare fino in fine corsa, qui resta aperto. A questo punto prendiamo tutto il blocco frontale e lo pieghiamo in avanti. Questo dritta la schiena mi permette di aprire il torace. A questo punto la testa, su un doppio perno qua dentro, collassa. Ah, ecco, ruota anche qui, più o meno. Mi ero dimenticato. Portiamo dentro, apriamo del tutto la bocca e chiudiamo il torace. Qua dentro c'è la testa, portiamo verso il basso e abbiamo Skystalker in modalità robotica. L'equilibrio è molto precario, soprattutto con le ali indietro, quindi preferibilmente li portiamo in avanti e così se ne sta tranquillo. Abbastanza tranquillo sulle sue gambe. Per il male tutto l'equilibrio è inficiato dalle ali. Ultima cosa, la punta della coda la si può agganciare a una qualunque delle mani per farle fare da tirapugni. Facciamo i confronti. Vediamo che è più grande quasi di un Vacon, Robots in Disguise, di sicuro più largo, soprattutto per via delle ali. E sì, è grande quasi quanto Ultramanius. È più largo ed è un pelino più basso la testa, però più o meno siamo lì. E ultima cosa che stavo dimenticando. La gimmick, premendo questo pennello azzurro con una certa violenza, si fanno partire questi dischi. Abbastanza brutta. Quindi si può anche farne a meno e forse anche l'ala guadagna in qualità. Preferisco sinceramente quasi questo buco piuttosto, soprattutto perché ci sta col disegno del resto dell'ala piuttosto che il mega frisbee attaccato. Ci fa un pensierino, però dopo, per agganciarlo semplicemente è a frizione.
si attacca qui. Volendo le ali possono anche essere ripiegate e buttate giù a mo' di K o Kama, però qui torna ad essere pesante. Meno male, l'unico modo per tenerlo in piedi e tenerlo con le ali aperte. È anche abbastanza inclinato, no? Non fare il cretino. Bene, passando alla trasformazione di Skylynx, che faccio fuori campo perché è esattamente identica. L'unica differenza, almeno qua nel mio modello, è che almeno su con Skylynx i perni del bacino arrivano a fine corsa senza tanti problemi. Di qua. Ed eccoci qua. Adesso basta che questi due ubriachi riescano a stare in piedi assieme. Ed ecco qui, tutti e due in robot mode. Come possiamo vedere, la differenza è soltanto con i colori. Questi sono colori più freddi, abbiamo il bianco, l'azzurro, il blu e qualche intrusione di giallo, e anche qui, prima ondata, che abbiamo le ali con le plastiche, diciamo, sporche, con delle intrusioni di bianco, che effettivamente danno abbastanza fastidio, perché sembra quasi ci siano dei pezzi che sono stati spezzati o degli segni di stress, mentre invece la scultura è quella. Mentre per Skylynx abbiamo un blu scuro, un bianco, di color bronzo, color bronzo anche qui, e del rosso bordeaux, per ricordare vagamente i colori del G1. Le teste sono identiche, con questa scultura che ricorda quasi il Quick Strike di Beast Wars. Dopo gli si può dare l'apertura che si vuole qua alla testa. E sinceramente avrei preferito un remo mold qui, perché la testa di Skylynx nella serie non somiglia per niente a quella del giocattolo. Il robot più o meno, però era molto più massiccio nel film, e la testa effettivamente era un remold leggero più o meno di quella di Dreadwing, come anche per Darksteel avevano tutti e due la faccia di Dreadwing. La cosa mi dà anche un po' fastidio, perché i mold delle loro facce di Skylynx e di Skystalker o di Grimwing e Darksteel sono davvero simpatiche e non dico originali per questa Quick Strike, però particolari, nuove, piuttosto che avere sempre la faccia di Dreadwing. Bene, questo da comprare, insomma. La scultura è bellissima, sia in robot che in modalità bestia, però gli equilibri sono davvero precari, soprattutto in modalità robot, e il drago è molto vuoto, soprattutto col fatto che il bacino che si apre in due. Per il resto, un mold che mi piace, anche questo, soprattutto perché i mold che non mi piacciono non vado mica a comprarli. E sì, se lo trovate a poco direi che vale l'acquisto.
Quale dei due? Bella domanda. Questo è più facile da trovare qua in Italia. Questo ovviamente bisogna farselo arrivare dall'estero. Poi bisogna decidere qual è lo schema di colori che preferite. Per bene o male, l'unica differenza è lo schema di colori. Sinceramente, quasi quasi preferisco questo perché ho notato adesso che qui sull'ala c'è questo pezzo che è colorato di bronzo qui, mentre qui è monocromatico, che sembra una specie di ventola, qualche propulsore per il volo stazionario, anche se è molto piccola. Effettivamente, a ben pensare, quasi quasi preferisco Skylinks perché ha i colori più frammentati, lo rende meno omogeneo. Si notano più dettagli, anche se qui col bianco viene un po' più difficile che con l'azzurro. Ma bene o male qui abbiamo un unico blocco azzurro. Qui abbiamo una colorazione più varia, più variopinta. Bene, per il momento è tutto. Ci vediamo alla prossima video recensione. Bye!